Ciao a tutti da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco, che è una chiacchierata fatta da chi ama la dance italiana come me e non solo, ai protagonisti di questo filone che ancora oggi sta avendo un successo incredibile. E con noi in questa puntata, intanto vi ringrazio in anticipo per la vostra presenza, abbiamo un cantante, autore, produttore, arrangiatore. De Blanc con sua figlia Michela, benvenuti. Ciao, grazie Ciao, Massimo. Grazie. grazie. Un saluto Grazie a tutti. ancora di aver accettato il mio invito, grazie di cuore. Grazie a te. Siamo felici di essere qui. Bene, 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 dai. Allora, dai, raccontiamoci qualcosa tra di noi, visto che siamo in tre, facciamo questa chiacchierata un po' da bar, ok? Come se fossimo davanti a un caffè. Chi sei, De Blanc? Chi sei? Come hai iniziato nel mondo musicale? E appunto, saltato fuori così di colpo, lì su quel palco, Torniamo indietro nel tempo. qualcuno se lo sarà chiesto, sì. E io nasco come, innanzitutto come passione, come musicista live, quindi tastierista, cantante in quegli anni. Sono nato in Canada, l'ha detto diverse volte in varie occasioni, e mi sono trasferito però giovanissimo qui. Ho iniziato sempre avanti con le tastiere, quindi a cantare, e cercando di fare le mie cose con delle band. Siamo diventati, diciamo, all'inizio degli anni Ottanta, una band che era praticamente resident, la band fissa di una discoteca. Quindi facevamo già la musica di discoteca alla fine degli anni 70, diciamo, inizio degli anni 80. Proprio eravamo fissi al sabato. E io avevo la mia strumentazione, era abbastanza analogica, però improvvisamente, con il passare di qualche anno, avevo cominciato a sentire le produzioni inglesi, in cui mi aveva colpito particolarmente un basso, quello degli a-ha, quindi, e avevo scoperto che questi suoni derivavano proprio da delle tastiere particolari, no? Quindi era uscito praticamente il DX7, Yamaha. Mi ho preso, adesso se mi sente Walter Bassani, la strumentazione che avevo, l'organo che lui adesso nella tua intervista ha detto che avevo un Hammond delle 122, me l'ha confermato adesso in piazza giù a Riccione, e io per avere quella tastiera lì ho preso e venduto, e l'altra tastiera, ho preso e venduto quindi i miei strumenti vecchi, quelli che usavo, diciamo, quei tempi lì, per avere quei suoni lì. Questo ha comportato che mi è venuta la voglia di cominciare a comporre. Quindi finalmente a fare dei pezzi miei, quindi ad abbandonare tutto il discorso band, quello che si faceva da giovanissimi tra amici, e ho cominciato a fare le cose mie, no? E sono uscito con una mia produzione, una mia canzone, che ho deciso di presentare. Quella volta non c'erano ovviamente i siti che ci sono adesso, Certo, non c'era internet, non c'era. e quindi lo sbocco era praticamente, in quel caso, era di andare a una serata, tipo un concorso musicale. Ci sono andato con due musicisti, un batterista, un bassista, e con questa mia canzone, fatta tutta con il DX7, quindi con un quattro piste che avevo comprato appositamente, questa tastiera con tutte le varie parti, era praticamente un pezzo già dance, parliamo dell'85, no? Ecco. E come si chiamava questo pezzo? Questo pezzo è ancora, se uno va a vedere il mio, diciamo, SIAE, si chiamava Fire Dance, quindi già dance era dance. Fire Dance, non sapevo. No, no, era rimasta lì, infatti è lì come depositata, però è una cosa mia che non è mai stata sfruttata, diciamo. Ecco, allora praticamente siamo, quella serata abbiamo vinto questo concorso, ecco. In quella serata, tra l'altro, c'era un gruppo ospite, già avviato, che aveva anche una produzione, quindi insomma, non mi ricordo se era Italian Records o cosa, però c'era il suo produttore, c'erano loro come ospiti, erano i Flexi Cowboys, no? Con la canzone Domination, Flexi Cowboys, che poi in seguito sarebbero diventati i premio Nobel, no? E loro erano ospiti, quindi mi ricordo Claudio Collino, che non conosco personalmente, però ammiro anche per le produzioni successive che ha fatto, un nome conosciutissimo. E niente, dietro il palco quella sera, in fatto sta, è venuto il produttore dei Flexi Cowboy, e
Riccardo Persi, e praticamente è venuto a proporsi, gli è piaciuto il pezzo, cosa facciamo, cosa non facciamo. Fatto sta che qualche giorno dopo mi ha sottoposto un contratto, mettendomi in contatto con un'etichetta discografica di Bologna, che era la Italian Records Expanded Music, di Giovanni Natale. E da lì insomma, siamo partiti con le produzioni che io neanche non avevo idea. Allora, siccome ero abbastanza giovane, se uno ti propone un contratto discografico in quelle condizioni, tu arrivi dal nulla, no? Certo. E si presenta un produttore, te lo offre, l'ho firmato quasi senza neanche leggerlo, no? Sì, sì, proprio ti sei buttato, ci siamo, dai, facciamolo. Quello era proprio il massimo di cui, che si poteva ottenere, diciamo, in quei tempi lì. No? E così, diciamo, è partito il tutto per fare quelle produzioni discografiche che poi sono state fatte. Io sono arrivato, diciamo, in realtà alla fine dell'era della Italo Disco, no? Perché infatti Mona Lisa è uscito nell'86. 86, sì. Quindi questa cosa qui, la canzone con cui abbiamo ottenuto il contratto, è stato l'85. Ora che andiamo a fare la produzione, a registrare in studio, il disco è uscito nell'86. Però la curiosità è che in realtà noi, allora, avendo quella canzone lì, essendo quella canzone lì con cui ci siamo presentati, piaciuta, e ci ha fatto ottenere il contratto con l'etichetta discografica, mi sono presentato ovviamente con i produttori in studio per fare questa canzone qui. Quindi l'abbiamo prodotta, l'abbiamo arrangiata, l'abbiamo messa ovviamente in sesto in maniera da poter uscire su vinile. Una volta sottoposta all'etichetta discografica, niente da fare, avete un'altra canzone, perché questa adesso così come è messa non è più quella di prima. Ah, ok, non va più bene. Io mi sono trovato veramente spiazzato, perché dopo i produttori... Allora, avevo il produttore Riccardo Persi di Trieste, no? Che era insomma un produttore abbastanza grosso qua in zona, no? Però nel mio caso aveva richiamato da Milano un altro produttore riguardo a fare questa canzone, che era Maurizio Preti, un bravissimo musicista e autore, mi sembra, di Disco King, tra l'altro, di Carrara. Produttore di Carrara, lavori con il Meccano, quindi con Walter Bassani. Se vai a vedere il suo disco GS, il disco, se la mette sulle mani, veramente, perché ha lavorato con tutti, Pieraggio, sì, sì. Buccini, era il professionista, tra l'altro, di Celentano in quei giorni lì. E, insomma, tutti e due questi produttori, improvvisamente, guarda che la canzone non va bene, ce l'hai un'altra, ce la dobbiamo fare presto perché ce la fa uscire, no? No, io praticamente tutti i miei sforzi erano concentrati su quella canzone lì, quindi mi sono trovato piazzato. E boh, abbiamo fatto praticamente, me la sono inventata, ce la siamo inventata, sono andati in studio, quindi abbiamo messo insieme questa canzone, questa prima canzone, cercando di risparmiare. Mi ricordo, siamo andati in uno studio proprio di un tastierista, Stefano Previsti, che si è di Trieste. Successivamente anche lui, musicista enorme, è stato tastierista proprio ufficiale di Sanremo nel 90, e poi purtroppo si è lasciati prematuramente. Grande musicista, arrangiatore, tra l'altro anche di altri pezzi dance abbastanza conosciuti. E insomma, siamo riusciti a uscire con il nostro primo disco, Mona Lisa. Sì. Che è insomma un pezzo discreto, abbastanza tirato come BPM, come hai visto, ma insomma l'Italo Dance in quei giorni, non ricordo. Con delle sonorità molto new wave. Sì, sì, diciamo che sì, io ascoltavo in quel periodo, sai, io un po' scapestrato, anche riguardo... Ti faccio vedere la copertina. Sì, sì. Sì, infatti io ascoltavo Ultravox, insomma quel genere lì, ecco perché senti anche quella, non so, ascoltavo anche, non so, i Pet Shop Boys di Zazie. Infatti allora, inevitabilmente tutte queste cose qui. Ma però è molto carino quel pezzo, Ma diciamo che però quello che seguivo sempre è di avere una linea melodica abbastanza semplice, nel senso di andare incontro a quello che potrebbe, cioè sempre quella di cercare di far piacere una cosa tua alla gente, no? Questo è il discorso di base, quindi anche poi nel pezzo successivo ancora di più, no? Ti volevo dire, ma come nasce, una curiosità mia, il nome De Blanc?
Ed è anche niente, ci siamo trovati proprio in tre un giorno, una volta che la canzone era già pronta, no? È semplicissimo, va bene questo, va bene quest'altro, va bene... no, questo, però questo, ah, questo, però De Branco non è male. Perché in realtà te ti chiami Lucio, per chi non lo sa. Sì, eh. Ti piacerebbe De Branco? Sì, ho detto sì. Ma... No, è nato così, sull'istante, praticamente. Beh, diciamo che probabilmente, adesso ti ricordo, uno, no, cioè, sicuramente uno dei produttori comunque inseguiva, diciamo, il mercato estero sicuramente, no? Sì. Però in particolare, da come vedi, quindi Mon Amour, Mona Lisa, il mercato francese, questo era il discorso, quindi anche, anche questo, allora, mi risulta che abbia avuto qualche successo più grosso in Francia, no? Quello che, e quindi lavorava su questo anche con me. Sì, sì. Diciamo che era Maurizio Preti, perché lui comunque è quello che aveva già una levatura internazionale riguardo alle produzioni, no? Certo. Poi mi ricordo che nel periodo veniva anche in studio con una cassetta, un problema. A parte che stava producendo di nuovo Carrara con SOS Bandito, mi ricordo. Sì, esatto. E veniva anche con una cassettina di una certa Agnès O con La Nuit à Paris. E poi sono andato a cercarmela io su YouTube, effettivamente è una sua produzione. Mi ricordo anche questi particolari qua. E comunque sempre, come vedi, riguardo il mercato francese, che poi si è andato a finire, le canzoni sono andate a finire il mondo, in Sud America, piuttosto che Nord Europa, Spagna, eccetera. È un altro discorso. Non so come sia andato in Francia. Però, insomma, l'intento era quello, insomma, già in partenza, comunque di lasciar perdere il cerchietto, il mercato italiano, eccetera. Sì. E di andare piuttosto a fare le produzioni proprio per l'estero. E poi arriviamo appunto al grande successo dell'87 di Mon Amour. Ma come nasce un pezzo del genere che secondo me è uno dei pezzi più belli della dance italiana? Beh, ti ringrazio. Mon Amour, diciamo, è una canzone seria, direi, rispetto a... non ha effetti particolari. È nata proprio da una collaborazione di tutti gli elementi. Io mi sono ripresentato sempre con le mie cose, no? Quindi sempre con le canzoni di prima, sì. No? Riproponendo, no, ma ragazzi, qua bisogna fare così, fare così. Allora, è stato proprio un lavoro di tre teste, chi ha portato di più, chi ha portato di meno. Però sì, allora, premetto che io sono un grande fan, no? Delle produzioni farina crivellante, quindi se l'incedere è minaccioso quando parli in discoteca, per me, quindi i Vampires, gli Anzietti, anche la prima produzione di Radiorama, per esempio, Chance Desire. Chance Desire. Ecco, io, quindi anche Warrior di Ricky Maltese. No? Bellissimo, bellissimo. Io sono appassionato, e penso a te, da quello, appassionato di quello, e arrivo con la canzoncina una no, volta. Cioè, un vedi. Genere completamente diverso, poi alla fine. Vedi. E fatto sta che comunque... Ma aspetta, aspetta. Io penso che creare Mon Amour completamente diverso da Uerio, da questa base, no, che usava crivellente e farina, sia stata una cosa geniale. Sì, anche secondo me. Che ha fatto la differenza, attenzione. Sì. Cavolo, con tutto il rispetto di Farina, che ringrazio, lo saluto, cioè, però quello era un filone, proprio con lo stesso ritmo, le melodie, grande successo in tutto il mondo, con il Radiorama, eccetera, eccetera. Però Mon Amour si è distinta, attenzione, quelle sono le finali. Sì, diciamo, come ho avuto modo di parlare con Walter Bassani, il sabato mi sembra in piazza, anche per lui è importante, no? Quando una canzone riesce a suonarla con il tuo pianoforte, no? Vai lì, te la suoni, te la canti, la canzone funziona. Quello è il senso di Mon Amour, quindi se io vado lì al pianoforte o alla tastiera e me la suono, me la canto, comunque è quella, perché la melodia sai già dove finisce, dove... cioè è una canzone orecchiabile, ha parecchi particolari, diciamo è stato bellissimo vederla nascere, no? Nel senso, non so, quell'intro così... che porta poi a quel basso aggressivo comunque, no? E proprio quando vado lì a cantarla, mi aspetto proprio quel momento, no? Quando il violino di Lucio Fabbri, sono tutti quei particolari, anche quello, no? Vedi, il violino, un altro momento, un giorno arrivo lì, Lucio, cosa pensi di questo, no?
Sento sto violino e non avevo idea che mi avrebbero proposto. Cosa te ne pari una canzone così? Io vedevo fiati, sai, quelle cose trionfali, no? Per fare quel riff lì. Invece ti arriva sto violino e dici, vediamo, ma non è mica male, che campionato avete usato, no? E poi sentivo queste piccole, non dico imperfezioni, quelle cose che quando suoni un violino veramente, lo senti che è suonato veramente. Sì, certo. E poi ti vedi Lucio Fabri che registra il violino di Mon Amour. Lucio Fabri della PFM, quindi lavori con i percussionisti, bello, di Celentano, con il bassista, dei Crisma comunque, perché Persi era bassista di Maurizio Ceri e di Cristina. E ti arriva Lucio Fabri al mixer, nello studio, al Palace Recording Studio, un genio che ancora adesso tutti ammirano, quindi Fulvio Zaffret, altro nome che se non nomi tanto di me, ammirato da tutti. E quindi l'abbiamo vista nascere, quindi io almeno l'ho vista nascere così, un pezzo alla volta, con l'idea di tutti, questo bel ritornello, le voci femminili, quella voce esterna, no? Quasi blues, no? Era di un cantante bravissimo, che è sempre qui di Trieste, e lo dico chiaramente, è David Sion, no? David Sion, che ha molti dance, bravissimo, cantante, che ha delle cose eccezionali. E quindi mi sono trovato a lavorare comunque con musicisti, diciamo, secondo me, che erano alla fine, altro non avrei potuto chiedere, uno studio è fantastico. E questo è l'essenza della dance italiana, cioè i musicisti, trovare, ecco, il suono anche live in studio, fantastico, fantastico. Ma hai la copertina lì, hai il disco, avete il disco di Mon Amour, da farci vedere? Sì. Allora, sono il 45. E questo è il classico. Mi dispiace di non essere uscito sulla copertina, ma siccome ero un po'... Io da cosa avrò combinato in quei giorni? Perché una volta mi presentavo con i capelli... Sai, in quel periodo c'erano i Six Six Sputnik, no? Per dire una cosa, no? Erano tutti fuori per dire... E c'era Mona Lisa, no? Io per andare in Rai, purtroppo mi sono rovinato, perché quasi mi sono fatti questi capelli bianchi, no? Vedevo anche altri personaggi. E facevo queste cosine qua, no? E allora inevitabilmente... forse ma, insomma, nel caso di Mon Amour invece penso che proprio sia stata una scelta, insomma, era carina così, eccetera. E su Mona Lisa invece sono dietro, però di profilo, infatti, sì, tipo con la testa, sì. Delle foto in studio, poi è uscito così proprio prima della grafica, che davanti era così, a proseguire, sì, anche dietro, no? Dietro, nel, sì, caso di Mon Amour è proprio carino, no? È diventato carino, Sì, il violino, perché c'era il violino, il fiore. Molto carino. Ma è rimasta così. Ma hai qualche aneddoto da raccontarci quando hai fatto qualche comparsata televisiva? Ti ricordi, carino? Sì, mi ricordo che comunque io facevo altre cose, quindi dovevo rendere conto, non andare. Improvvisamente sono già, quando è uscito il disco... sono rimasto così, perché guarda che devi andare, arriva la telefonata, guarda che devi andare in Rai. Dici, non so se capita ogni zona. E fatto sta, io facevo altre cose, dovevo chiedere comunque conto, no? Diciamo, chiedere giorni per poter andare via. I giorni sono diventati, non so, tipo, ma tu allora fai cantante? Sì, faccio, vado giù, chiedevo proprio il permesso per poter andare giù a fare una registrazione Rai. Io dicevo, guarda che vado in Rai, allora improvvisamente tutti quelli che vai in Rai, bisogna dargli, e io andavo, no? Quindi per me sono diventati di 3 giorni, dormivo lì in albergo, tornavo con calma, man mano che andavo avanti la storia, no? Quindi dovevo esibirmi, che ne so, a Città di Castello, oppure dovevo andare a Bologna, c'era una radio, sai come funzionava così, ci andavi, è sempre più si restringevano questi giorni di permesso, no? Praticamente. Mi trovavo e alla fine sono dovuto andare addirittura a Roma, andate e ritorno in giornata, registrare quindi per Rai, il filmato di Mona Lisa, mi sembra, e tornare su in giornata, quindi 7 ore di viaggio, andare e tornare, alla fine a Roma. Però, sai, sono quelle cose che quando sei...
preso dal fare dischi, sei giovane, che le fai queste cose qua? Sì, poi un'età diversa, ovviamente, giovanile. Sono state belle avventure anche. Il fatto è che poi, quando andavo in giro con il produttore, Ricky Persi, parecchie volte, succedeva che io non è che sono tanto capace, almeno in quegli anni, adesso c'è il navigatore, in quegli anni era un po' una disperazione, perché giravamo con la sua Golf GTI, e quella era la parte bella. Giravamo spesso di notte, quindi per andare in un posto, quindi tornare, capitava di notte. Allora io, sai che c'è, Lucio? Allora mi faccio un pisolino. Okay. Io, andare da Bologna. Lo immagino di già le scene, vedi? Io rido perché mi immagino... Lui dorme, io prendo su questa GTI, io quando c'è da fare la deviazione su al nord, Trieste a destra, Milano a sinistra, dove posso essere andato? E si sveglia, siamo alle porte di Milano, no? Ma non segna che accorto io, no? Altre via, ore e ore di viaggio per tornare. È sempre questione costa mai. Poi davo la scusa perché non sei, ma sono andato in Canada, io non so queste cose qua. Cerchi di recuperare. Un'altra volta si addormenta sempre nella stessa situazione, siamo rimasti in autostrada senza benzina. Torno praticamente con sta Golf sul camion del soccorso. Fantastico. Che cose belle. Cioè, sono belle in senso, io ascoltare queste cose è incredibile. Lo ricordi, sì, belli, per lui mi piacerebbe magari, però insomma, sono rimasti così. Sì, poi dai, diciamo, le vivevi con il sorriso, dai. Sì, molto, molto divertente. Poi, diciamo che il contesto era quello comunque di andare a fare una cosa di musica, quindi capito. Ovazione, andavi, facevi qualcosa del tipo, non è che... Poi che è successo? Poi è successo che, allora, è arrivato il momento di fare finalmente la terza canzone. Mm. No? Siamo nel 88. Ragazzi, sai che c'è? Facciamo finalmente questa canzone qui, la facciamo uscire come si pensava, diciamo, tre anni prima, praticamente la canzone che era quella ufficiale che avrebbe dovuto essere debutante, no? E prodotta sempre al Palace Recording Studio, fatta bene, suoni, sembrava una cosa lussuosa è venuta fuori, no? Quindi purtroppo diversa, non si riusciva mai ad adattare questo è il discorso, non si riusciva mai ad adattare questa canzone al genere italo disco, perché già di suo non era la cassa in quattro, già di suo, quindi era una cassa, diciamo l'Alfa Vil, come quando fanno Big in Japan, no? Quindi così puoi incedere lì, e già lì, e senza quella cosa lì, la canzone non funzionava. Fatto sta che la canzone alla fine era già pronta, ma poi c'è un aneddoto anche riguardo a questo. La canzone era già pronta per l'uscita, no? Nell'88, e niente, sono spariti tutti. Sì, non ho saputo, c'era già quindi il provino, tutto pronto per andare in studio a farlo. E mi sembra che fosse venuto fuori addirittura... che era il caso di cambiare completamente, perché cominciava con comunque le produzioni, diciamo, da Chicago, la house music, no? E poi cambiava, sì. Eccetera, già avevo sentito qualcosa, la canzone era lì, però c'era già qualcosa nell'aria che le cose stavano cambiando, non avrebbe funzionato, quindi quello è stato il motivo per cui quella canzone purtroppo non è mai uscita. Cosa è successo adesso come aneddoto? Io sono stato fuori all'Altro Mondo Studios, quindi non, ma per dire, no? E due settimane fa ormai, no? Mi sembra, venerdì, a parte che quando sono entrato è stato bellissimo perché la firma, disco, ha visto? Ma bellissimo, anche tu poi, la prima volta che ti vedevo, ci siamo conosciuti lì, è stata una cosa favolosa, infatti sono sparita anche dagli occhi di Michela, no? Quindi come siamo entrati perso. Poi si sente anche Michela, cosa ne pensa? È stato un momento veramente entusiasmante e fino alla fine poi, perché comunque, a parte il palco, insomma, che quello che è, però diciamo la discoteca era comunque bellissima, l'ho frequentata, avevo avuto
da parlare da tutta la sera con persone che venivano, spezzavano di fronte. Ovviamente è stato bellissimo lo stesso. Ma voglio dire, si è presentato un ragazzo, no, un ragazzo di quella volta, dice, sai, guarda, te lo giuro, sai che ho parlato con... parlava con un accento straniero, tra l'altro, no? Arriva lì e fa, sai che ho parlato con Fulvio Zaffred, lo conosco, nello studio del Palace Recording Studio, e dice che è rimasta inedita una canzone de Blanc in quello studio. No? E detto, ma come fai a sapere? Cioè, dall'estero, quindi addirittura, parlando con Fulvio Zaffred, si vede che... Cioè, questo mi ha colpito, no? Particolarmente. Poi, ragazzi, allora è l'ora di farla uscire. E poi mi ritrovo sempre in quella situazione che non si sa come fare la dimensione Italo Disco, no? Poi adesso le cose sono... Ma diciamo che offerte, ovviamente io sono interessato a fare una nuova produzione. Mi sono avrei anche un'altra canzone già pronta, che mi sembra anche abbastanza carina. Ovviamente fatta sul genere Mon Amour, quindi da attualizzare, però ovviamente con i suoni che vanno adesso, quindi molto più semplici, molto un po' più euro dance rispetto a me. Sai che ho anche il sospetto quella volta di aver sconfinato un po' nell'euro dance, no? Con questa canzone qui, con il Mon Amour, quella volta. Sì, sì. Poi sì. Qui queste definizioni vanno un po' interpretate, sinceramente. Sì. Capire un attimino, perché c'è tutta così, confusione. Cantandola così, perché a parte che ho una voce particolarmente alta come tonalità, no? Di solito la Italo Disco, diciamo, voce maschile, è bella perché, diciamo, queste voci un po' più basse. Un po' più bassa. Il do, sì, anche, no? E io invece vado, secondo me però adatta, diciamo, una canzone, quindi un po' alla Modern Talking, così, secondo me, no, che la voce somiglia, però in quelle tonalità lì, no? Quello era un po' il diverso di quella canzone lì. Ecco, e poi, insomma, hai coinvolto tua figlia Michela. Sì, l'ho coinvolta pian piano perché adesso in questi ultimi due o tre anni, che purtroppo abbiamo visto passare in fretta in questa maniera qui, ho avuto più tempo ovviamente di dedicarmi al web, no, a internet. Sono andato a curiosare, quindi sono andato su io prima su Facebook ero con un profilo, diciamo, anonimo, non avevo grandi cose da... E visionavano, quindi ho provato a inserire il nome De Blanc, Mon Amour, e è cominciato a comparirmi di tutto, no? Quindi gruppi di Italo Disco in cui gente postava, diciamo, sì, certo. E là ho scoperto, no? Poi ho visto su YouTube, seguivo, diciamo, le visualizzazioni, piuttosto che altri siti, e lì ho deciso poi di farmi vivo, insomma, come cantante. E quella volta, insomma, faceva questo, faceva il Mon Amour, soprattutto. È arrivata Michela. Sì. Sì, diciamo che sono stata inclusa anche per vedere un progetto che abbiamo con un gruppo che riguarda sempre canzoni anni 80, per cui abbiamo iniziato, diciamo, a fare delle esibizioni. Io comunque ho sempre studiato canto, da quando ho 12 anni, quindi sono sempre stata appassionata. Però era da tanto tempo che non salivo su un palco e soprattutto erano le prime vere esperienze davanti a un pubblico che non fosse quello di un saggio o cose simili. Quindi sicuramente è una cosa nuova, però soprattutto per via del genere che facciamo, quindi proprio anni 80, devo dire che cantare delle canzoni del genere è proprio divertente. Quindi quando sali sul palco passa tutto in fretta perché proprio vedi anche il pubblico che inizia a ballare. Ed è veramente bello, poi adesso comunque riprenderemo quelle serate, io farò anche più canzoni, diciamo, che canterò io, perché poi c'è anche un altro cantante, non cantiamo. Sono tutti cantanti, insomma. Sì. Certo. Però sì, sicuramente questa esperienza è stata veramente bellissima per me e sono contenta di aver avuto questa opportunità. E devo dire che sì, quando siamo entrati nella discoteca, è stato strano perché comunque... Aspetta Michela, ricordiamoci, ecco, per i nostri ascoltatori, che noi stiamo parlando, almeno specifichiamo, l'evento che si è svolto il 13, 14 e 15 Rimini barra Riccione, che è Italo Disco Takes Over, ok? Vai Michela, scusami.
Dicevo che siamo andati nella discoteca, appunto è stato strano vedere come lui è stato preso comunque da parte da più persone per farsi fare le foto, far filmare il disco. Cavolo, è una novità, news live, anni 80 in quella maniera. Iniziata in un bel modo, poi ci siamo esibiti, anche lì bellissimo, perché comunque non salivo su un palco da tanti mesi, quindi ero veramente felice. Pensavo di avere tanta ansia, invece no, me la sono vissuta proprio bene, quindi sono proprio soddisfatta, felice. E quando siamo usciti, tra l'altro, mi è piaciuto che quando andavano a chiedere le foto a lui, poi includevano anche me, quindi è stata una delle prime volte in Io cui... mi sono dimenticato perché talmente guarda, veramente cosa c'è. Vabbè, Ma tu rimedierò, pensi dai. che, sai cosa c'è che grande Aldo Martinelli, no? Aldo. Dico, Aldo, facciamo una foto insieme, no? Simona Zanini, no? Bianca, fa, beh, e lei? Vieni, vieni. E lei, praticamente lui ha fatto foto insieme perché allora, da quel momento poi ogni volta chiedevano la foto, Michela, dai, vieni, perché Sì, sono stata è inclusa così. così. Però sì, effettivamente è giusto, siamo andati appositamente insieme lì proprio per presentarla, diciamo, in una maniera, insomma, la canzone secondo noi merita, per cui era peccato lasciarla orfana, mi sono anche dato da fare proprio per essere lì, perché vedi, fare un evento del genere in Italia, io non, sinceramente non avrei mai pensato potesse succedere, no? Nel senso, quando l'ho saputo sono stato spinto anche da persone a dire, ascolta, ma perché non vai a questa canzone, hai visualizzazioni, la conoscono in Sud America, ti contattano, che poi se vai sotto il mio video YouTube, quello con più visualizzazioni, i commenti che sono, se devi curiosare così, sono tutti in portoghese, quindi evidentemente, e vengo contattato proprio dal Brasile, cioè, se sono, vedi com'è, un paese magari ti aspetteresti più, il classico è dal Messico, dall'Olanda, sono tutti dal Brasile. Su un altro, sì, poi un'altra cosa, sono andato a curiosare The Blank Live, quindi perché stavo per andare live. Volevo vedere se era uscito qualche altro video della Rai, perché io comunque ho video Rai, ho video Rai di Mon Amour che non sono mai usciti, ho fatto uscire uno spezzone giusto per gli amici dell'Olanda, che pensano che sia una piccola clip. In realtà io ho il video completo di quella registrazione lì in Rai, no? Che era proprio quella dell'Altro Mondo Studios. Cosa volevo dire? Sì, praticamente... Cliccando The Blank Live, andando a curiosare se era uscito qualcosa nel frattempo, e ho visto The Blank Live in Brasile, Mon Amour, tra l'altro, e guardo, come? Quasi qualcuno, come hanno fatto a suo tempo, mi sembra di ricordare, con Albert Juan, si lamentava che uno è andato in Spagna a nome suo, si è esibito in Cioè, Brasile. praticamente una persona è andata in Brasile e ha preso il tuo posto. No, ma era il contrario di quello che pensavo. No. Praticamente era il tributo a me, Ah, ok. fatto da un artista davanti a una platea Tributo, ok. esagerata, quindi in Brasile, visto che la canzone era talmente conosciuta, da questo artista, Caio Monteiro, si chiama, che poi ho fatto anche l'amicizia, penso, ringraziando della portata, effettivamente davanti a un pulio, penso, di migliaia di persone, in una festa più importante, diciamo, in questo posto che si chiama Curitiba. Adesso sto... Siccome ricevo messaggi da questo posto qui, specialmente dopo l'esibizione in Rimini e Riccione, si sono fatti vivi ancora di più dal Brasile. Bom, questo dopo magari diremo, magari in un'altra puntata, se magari no, fa parte di quelle novità che forse magari Quando ci ritroviamo, no, per fare una cosa. se va in porto si fa una bella diretta news. Sì, dai. Sì. So che avrai comunque altre cose, così tipo se hai delle novità tu fai delle puntatine, Sì, in sì, diretta, ti fai, vedi tu come fare. Preferirei prima sì che parlarne bene, poi vedere cosa succede. Però belle cose dopo insomma quelle serate lì, veramente, a parte sono. ho conosciuto tanta gente, tanti abbracci di persone che comunque conoscevo tramite Facebook Bello, bello. e che sono venuti appositamente, quindi poca gente, però diciamo, quella gente veramente innamorata. Sì. Ne parlavamo, diciamo, prima di andare in onda, ecco.
appunto, come si dice, tante volte pensiamo che ci sia il mondo a ascoltare, ma ci sono poi quei pochi, ma buoni, tra virgolette pochi, tra virgolette, insomma, non eravamo in due, ci mancherebbe altro, però c'è proprio i fan in cui amano il personaggio, amano l'artista, amano il pezzo, e questo è, secondo me, è straordinario. Vi ricordate, no, quel ragazzo, non mi ricordo il nome, mi sfugge, che si faceva firmare tutta la maglietta, no, da voi, cioè, fantastico. Non trovavo neanche lo spazio, io l'ho firmato qua. Tra l'altro è uno che mi sta seguendo anche a me, appena mi ha visto, ah Massimo, foto. Ah, sì, foto. Ma tu diventando, a parte lo sarei già, personaggio, perché comunque queste iniziative sul web inevitabilmente, no? Anch'io quando ti ho trovato là dico, oh, ma è lui. Sì, infatti aveva detto, sì, quando ti ho fermato per fare la foto, da Massimo, sì, questo è stato carino. A parte che sentivo questa cosa già, no? Se c'è uno, sai, che entra nelle case di quelli della Italo. Sì, di notte, e svaligia le case. Mi fa confessare tutto. Michela, dai, torniamo a Michela, visto che volevo sentirla, ecco, questa emozione per quanto riguarda proprio l'evento, il Discotech Sober. Volevi aggiungere qualcosa? Beh, diciamo che la serata poi che si è svolta a Riccione è stata ancora più bella per me, perché comunque c'era questo palco che era veramente enorme, comunque avevo queste persone davanti. E appunto ho ricevuto un feedback veramente bello che appunto mi ha fatto vivere l'esperienza in una maniera veramente bellissima. E poi ci siamo proprio divertiti, devo dire, perché vedevo anche lui come si muoveva sul palco, siamo entrati in sintonia anche comunque, quindi è stato veramente bello. E poi soprattutto anche, devo dire, gli altri artisti erano comunque disponibili per fare foto, cose del genere. Si è creata una bella atmosfera, devo dire, durante tutto lo spettacolo. Quindi sì, mi sono divertita. Bello. Tanto vedevo Lucio un po' emozionato, eh. Adesso o là? No, sul palco. Ah sì? Adesso. Sì, soprattutto all'ingresso. All'ingresso. Perché, sai, una cosa, perché trovarsi dopo tanti anni, quando risuonano quelle note, sai, ti vengono in mente anche tante cose, no? Comunque tante serate ne abbiamo fatte con quella canzone lì, in quegli anni, inevitabilmente c'è quell'amore, c'è quell'emozione, però poi alla fine sei riuscito a prendere la maglietta, poi niente da fare, e dov'è? In ultima fila, ho detto, già prima... Io ero sul palco, un po' davanti, a fare le riprese sulla sinistra. Poi la maglietta è giusto che te l'hai data ai messicani, spagnoli, brasiliani, giusto? Ah sì, ma un ricordo, dai, vengono qui, quindi, no? Hai fatto benissimo. Faceva anche un po' freddino, no? Sì, molto freddo. Ma io vedo, poi ecco, si conclude, vedo sulla tua sinistra il libro di Raff Tedesco. E beh, chi non ce l'ha al giorno d'oggi? Anche da questo è partita l'iniziativa poi di presentarsi lì, perché io sono andato lì e dice, sai, ho visto che Raff Tedesco sul sito, su Facebook, ha firmato il libro per Turati, no? E quindi io guardavo il post di Turati e dice Raff Tedesco, mi sono fatto firmare Raff Tedesco, no? Turati. E poi era lì quella sera, simpaticissimo. Certo. E quindi ho detto, sta uscendo sto libro, tra l'altro ci sono anche film, eccetera, però sto libro è un libro, insomma, se è un libro io vado sicuramente a comprarmelo. Poi anche quella curiosità di vedere, ma chissà se ci sono... Sicuramente ci sarò magari nell'indice, visto che lui già nel presentarlo, prima che uscisse, diceva sì, ci saranno tutti, proprio tutti, quelli che hanno fatto qualcosa, come te, no? Che coinvolgi ormai tutti. Sì. Quelli che magari in ogni ruolo in cui sono stati hanno dato qualcosa al mondo dell'Italo Disco. Sì. Ovviamente, prima cosa, quando l'ho comprato, l'ho ordinato, sono andato proprio in libreria a comprarlo con lei. E prima cosa, quando sono uscito, sono andato a vedere proprio avidamente se in fondo, no? C'era il Mon Amour, no? Quindi se tutto l'elenco di tutti quanti,
E lo trovo, no? Dico, boh. Ma anche là poi vedi, poi boh, questo è un altro discorso riguardo alla produzione, riguardo alla produzione. Però è importante che ci sia stato il Mon Amour dentro, no? Sì, dai. Anche Mon Amour. E boh, ero lì sul comodino, no? E comincio a leggere, no? E persone che l'avevano comprato, a me, amici, eccetera, mi chiamano e dice, ma hai visto la pagina 83? No, visto che sono dietro nel coso, no? Metto tutto l'elenco, ovviamente, per le canzoni, Mona Lisa. Ma guarda che c'è la pagina 83, scrive, le canzoni più rappresentative della Italo Disco, no? In base a certi criteri, so già che ci saranno delle polemiche riguardo a quello che sto per dire, quindi, premesso da Raff Tudesco. E però in base alle vendite, in base alle licenze di vendita, tra l'altro Mon Amour è una delle poche canzoni, me lo confermano, e me l'hanno confermato tempo fa, che è riuscita ad avere la licenza di stampa, quindi hanno comprato la licenza per stamparlo proprio nel Regno Unito. È stato oltre Manica, una delle poche, Spagna mi sembra grandioso. E insomma, fra queste canzoni, per farla breve, e c'è anche The Bank, Mon Amour. Visto? Ha visto? Sono rimasto così, no? Perché in realtà in Italia, vedi, vai lì e giustamente, come diresti tu, ci sono i Gazebo, ci sono i... Però invece è così. Ha venduto moltissimo, conosciuta. Io se giro il microfono verso la gente, come hai visto, è stato bellissimo, perché se cammino davanti a loro col microfono, loro me la cantano, ancora neanche che la canto io. Per cui parlo dei messicani, olandesi, sì, certo. Dell'estero, quindi. Gli altri stanno lì a pensare. Però è importante. Bellissimo. È stato un bel momento per tutti e due, insomma. Io dico sempre, no? Una traccia, una grande traccia, non piccola, una grande traccia che è stata lanciata 35 anni fa, quasi 40 anni fa, e praticamente che ancora oggi siamo qui a parlarne nel 2022. Questo secondo me è una cosa straordinaria, straordinaria. Cioè io non pensavo, io da ragazzotto anni 80, sì, compravo i dischi, ma vai a pensare dopo 40 anni eravamo qui a parlarne. Ma nessuno, penso neanche voi, nessuno, perché tutte le volte che ho parlato con gli artisti mi hanno sempre detto, ma in noi si faceva, ma vai a pensare che tra 40 anni tutti ne parlavano, perché nessuno ci credeva poi alla fine. Certo, è stata una bellissima sorpresa, no? E questo è straordinario. Io penso che difficilmente si possa raggiungere quello che abbiamo raggiunto negli anni 80. Non esiste anni 90, 2000... dove fra 40 anni ricorderemo le canzoni dance di oggi, penso proprio di no. Ma hanno attinto anche all'estero, ancora oggi attingono, diciamo, sonorità che si usavano quella volta. Ah sì, hanno copiato. Ma questo succede anche nel cinema, succede nella narrativa, succede in tutto. Tommaso Paradiso, quando ha cominciato con le sue produzioni qualche anno fa, lo stesso, lui stesso, diciamo, attingeva in quel periodo da quei suoni lì. Ed è una cosa, sì, effettivamente si guardava già il futuro, come dice Johnson Alighiera. Grazie, Johnson! Dai, che si fa, Lucio, che si fa, Michela? Salutiamo i nostri ascoltatori o volete aggiungere qualcosina? Ma direi che possiamo... salutare, felici di quello che stiamo facendo, senz'altro. Bene. Speriamo ci siano altre occasioni. Certo che direi una line-up del genere. Io, se guardi le foto e i filmati di bordo palco che mi arrivano, perché comunque le persone mi taggano e così, e sono lì, si vede proprio a bordo palco in certi momenti, perché io ho assistito alle prove di cantanti, di tutti i personaggi, ma guarda che questi cantano, veramente sono di una bravura impressionante. Io quando Johnson Alighiera attacca la versione lenta, no? Di L'estate sta finendo, cioè, per me è una cosa spaziale, cioè, anche lui canta in quella maniera che veramente, ma tutti quanti, Simona Zanini, no? Non saprei neanche chi nominare perché veramente ho assistito a... Sì, poi Simona Zanini ovviamente c'è, cioè, una voce fantastica. Cantanti bravissime, questo è il discorso, e comunque quegli anni, cioè,
sono basati anche sul talento, non solo sul talento di comporre e fare, ma proprio nell'eseguire, diciamo, le produzioni che sono state fatte, dal primo all'ultimo. Spererei di rivedere una lineup del genere che riesca anche in futuro Tricomi a mettere insieme, perché sono tutti sparsi adesso in giro per noi. Romano Bais, una persona deliziosa, ci ha fatto passare dei momenti veramente. Sì, poi una persona amorosa, umile. Cioè. No, sì, ma diciamo tutti quanti. Cioè. È stato veramente un 3 giorni. Peccato non ho conosciuto Whisky, perché lui era. Ah, Massimo Berti. Massimo Berti, anche gli ho scritto che mi, perché ho sempre ammirato le sue produzioni, il suo modo di. Si è ritenuto insomma conoscere anche lui. Vabbè, dai, ci sarà l'occasione, Lucio. Ci sarà l'occasione. Dai, io che vi devo dire? Vi ringrazio veramente, De Blanc, Michela, ringrazio per la vostra partecipazione, per tutto quello che ci avete raccontato. Io do appuntamento alla prossima puntata con tanti ospiti e, come avete sentito, tante curiosità. Un grosso abbraccio da Massimo, da De Blanc e da Michela. Ciao a tutti, alla prossima! Ciao, grazie! Ciao, grazie! Mona Lisa, a smiling angel. Mona Lisa, a smiling angel.
Oh.